Grazie, Charlie, ma prima devo mettere a posto questi asciugamani. Aspetta! Uno puoi darlo a me, vado in piscina con Gabby. Ecco, prendi questo. Grazie. Prima di andare potresti dare una mano a tua madre. Va bene, ho capito, ma prima vado a telefonare a Gabby. Eh? Lascia stare, è l'ultimo giorno di vacanza. Lo so, ma non è comunque un buon motivo. Ogni tanto anche tu potresti aiutare. Allora rimettilo a posto, sbrigati. No, non è possibile. Occupato, come al solito. Vorrei tanto sapere con chi sta sempre al telefono. Come faccio ad avvertirlo? Ehi, Charlie! Ma che cosa stai combinando? Oh, guarda che disastro! Ma che fate? Ehi, ehi, Sandra, si può sapere che sta succedendo? È così che aiuti tua madre? Non sono stata io, è colpa di Charlie! Se Charlie combina tutti questi guai, la colpa non è certo sua, ma di chi lo dovrebbe controllare? Accidenti! Stavo facendo una telefonata e poi non sono mica la sua babysitter! Questo è veramente troppo. Adesso venite giù tutti e due a pulire adesso questo dove disastro. Stai andando? Quello è il mio zaino. Ridammelo, Charlie. Fermo. Avanti, ridammelo subito. Ma si può sapere che cosa ti ha preso? Dai, Charlie, smettila. Guarda che cosa stai combinando. Dispettoso. Otello, togliti di mezzo. Vivere qui è diventato impossibile. Charlie ha preso il mio zaino ed è andato sul tetto. Charlie, stavolta sono guai! Sandra, cosa c'è da urlare? Adesso si può basta, sapere? Charlie, vieni subito giù! Ma che è successo? Togliti, Sandra. Ecco, adesso voglio vedere che fai, Charlie. Che succede? Allora? Indovina un po'. Vado a spasso sul tetto. Che ci fa la tua roba lassù? È stato Charlie, oggi è insopportabile. E tutta quella polvere sulle scale? Sempre lui. Attenti, arriva. Michaela. Mamma, io torno a casa per cena. Va bene, ma prima di andare prendi l'aspirapolvere e pulisci il disastro che avete combinato. Ma che c'entro io? Tu e Charlie eravate insieme. Sempre così. Vieni, Charlie, dobbiamo pulire. Ecco, brava. Charlie, è meglio che vai, credimi. Stavolta l'hai fatta grossa. Buongiorno. Buongiorno, dottore. Ciao, Charlie. È una bellissima giornata, vero? Non esattamente. Charlie oggi ha pensato bene di combinare una bella serie di guai. Ne combina ogni giorno. Ma che cosa avete comprato, Charlotte? È della salute. Vi basterà per tutto l'anno. E non solo quello. Ecco. Poi vitamine, integratori alimentari e la famosa macchina per le torture. Ecco qua. E anche una bicicletta con cui si rimane sempre nello stesso posto. Una trovata terribile, dottore. Sì, è vero, stavolta siamo proprio decisi. Da oggi in poi faremo una vita più sana. Una decisione piuttosto costosa. Sì, ma la salute non ha prezzo, giusto? Così è, Charlie, ma non dirlo a nessuno. E secondo lei quanto resisterete? Oh, se ci si aiuta a vicenda sicuramente diventa tutto più semplice. Rodolfo? Mm? Che cosa stai mangiando? Niente, cara. E questo sarebbe niente? Abbiamo appena cominciato e già mangi di nascosto. Proprio il cioccolato, poi. È colpa di Charlie, me l'ha dato lui. Ha avuto compassione del mio povero stomaco. Non cercare delle scuse. Lui mangia il cioccolato e io devo stare attenta anche all'acqua che bevo. Non è affatto giusto. No, no, ma il contrario non le dispiacerebbe, vero? No, certo. E voglio dire, sì, è ovvio. Sì, è ovvio. Charlie, no... Ehi, Rolf, ce la fai? Sì. Mi sembra venuto bene, che ne dici? Dico che è magnifico. Qualche foto per il nostro album e via. Aspetta, manca una cosa. Dai, Rolf, sbrigati, dobbiamo andare. Sono perfezionista.
Ciao, vero Adolfo. Buongiorno, signor Friese. È venuto per me o per il dottore? Per nessuno dei due. Ho bisogno della signora Martin. Ciao, Charlie. Sì, c'è. Poco fa era in giardino. Le posso chiedere il favore di portare Charlie in casa? Io adesso devo andare al centro di accoglienza. Certo. Vieni, Charlie. Signor Friese, buongiorno. Buongiorno, signora Martin. Aspetti, le do una mano. Sì, grazie. C'è una cosa di cui le vorrei parlare. In realtà si tratta di un favore, ma non so da dove cominciare. Dall'inizio, direi. Lei conosce il giardino Pritzer? Se non sbaglio è un'area comunale, giusto? Sì, vi allestiremo un sentiero naturale sul tema zone paludose nei pressi della città e per pubblicizzarlo avremo bisogno di alcune fotografie. Fotografie di zone paludose? Non credo di averne. Già, ma potrebbe sempre farne qualcuna. Sono sicuro che nella foresta Spandauer troverà l'ambientazione migliore per quello che... E magari dovrebbe anche essere tutto pronto per domani, vero? Beh, in effetti vorremmo affiggere i cartelloni pubblicitari al più presto, ma se lei ha bisogno di tempo... Avanti, Rolf, sbrigati. Sì, ecco. Ehi, voi due! Che cosa state facendo? È meglio finire. Rimanete fermi dove siete. Adesso vengo lì. Non c'è bisogno che si disturbi. Tanto stiamo andando via. Hai fatto le foto? Sì, certo. Andiamo, dai. Fermo! Guarda che roba. Che cosa rappresenta? E come diavolo avranno fatto? Beh, però, non è niente male. Scherzando, spero. Da domani non avrò un attimo libero per l'intera settimana. No, non sto scherzando. D'accordo. Se le cose stanno davvero così, allora oggi dovrò trovare un paio d'ore per le sue foto. Lo sapevo che non mi avrebbe abbandonato. La ringrazio. La mia macchina! Charlie! Charlie, sei una vera peste. Lasciarti solo anche per mezzo minuto... Significa 30 secondi di troppo. Ehi, perché non stai attento? Hai ragione, scusa. Comunque io sono Rolf e lui è Eric. Piacere di avervi incontrate e... Scusate ancora. Scusa accettate, ma potevamo farci male. Lo so, hai ragione. Per farci perdonare, adesso vi portiamo noi. Dai, scendi. E poi risali. Scendi anche tu, dai. Oh. Dove stavate andando? Sicuramente non dove andavate voi. Allora non ci andiamo più neanche noi. Nessuno aveva mai attaccato bottoni in questa maniera. Fate sempre così voi. No, solo quando serve. E questa qui è un'emergenza. Perché vi fanno male i piedi per caso? No, stiamo scappando. Divertente. È quello che dico anch'io. Lara! Lo sappiamo come ti chiami, ma adesso cerca di stare un po' zitto, eh? No, così non riesco a sentire niente. Fermo. Così. Sei davvero bravo. Ha ancora il respiro un po' affannoso, ma tra qualche giorno starà meglio. Che bella notizia. Ormai non ha più motivo di preoccuparsi. Oh. Sì, sì. Mi ha fatto prendere uno spavento. Che facciamo? Gli prescriviamo la stessa cura dell'ultima volta? Ma certo, e tra due settimane ci rivediamo per un controllo. Grazie, dottore. Quanto le devo? Le manderemo la fattura quando la cura sarà finita. Questa ecco. È la prescrizione. La ringrazio.
A proposito, con me dei buoni d'ingresso per il mio centro fitness. Ve ne posso lasciare qualcuno? È gentile da parte sua, ma io non ho molto tempo. Centro fitness? No, grazie. Io faccio ginnastica a casa. Io ve li lascio comunque, nel caso doveste cambiare idea. Oppure potete regalarli a qualcuno che pensa di utilizzarli. Per esempio a sua moglie o a un vostro amico. Va bene, grazie. E a te che è successo? Ti è caduta la lingua? No, lui parla soprattutto quando non dovrebbe. Ah, è un vizio che hanno molte persone. Aspetti, l'aiuto. Molto gentile, grazie. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci, signora. Ciao, Loro. Chiudi la porta. Chiudi la porta. Agli ordini. Ecco, abbiamo finito. Funzionerà perfettamente. Adesso vengo giù. Va bene, dottore. Sta attento, Charlie, non farmi cadere. Charlie, vai piano. Non c'è bisogno di correre in quel modo. Non è una gara. Già, siamo troppo vecchi per gareggiare con lui. Ma quando avrà finito la dieta di Charlotte, allora potrà competere con Charlie. Ah, dottore, la smetta, non mi prenda in giro. Guardi che Charlotte ha ragione. Se mangio troppo, quando torno a casa dal lavoro, mi sento molto più stanco del solito. Charlie, tu non ridere, eh? A dire il vero, neanch'io sono tanto in forma. Bene, dottore. Io andrò a nuotare, a fare jogging e la sera andrò anche in bicicletta. Che ne dice? Terribile. Mi sento stanco morto solamente a pensarci. Rodolfo, se ha veramente intenzione di fare tutto questo, forse ho qualcosa per lei. La signora Schaefer mi ha regalato questi buoni per il suo nuovo centro fitness. Può usarli lei, se vuole. Centro fitness? Vada almeno a darci un'occhiata. E si ricordi che le istruttrici in genere sono giovani e molto carine. E che l'uomo con la pancia alle donne non piace. Sì, forse ha ragione, dottore. Ma ci andrò a una sola condizione. Nessuno dovrà saperne niente. Le sembra un chiacchierone? Non si può mai sapere. Poverino. Sì, Henning. Max, devi venire subito. C'è un cucciolo di cinghiale ferito. È stato investito? No, ha le zampe davanti legate con del filo. Cosa posso fare per aiutarlo? Intanto cerca di restare calma e dimmi dove sei. Nel bosco di Birken, vicino alla foresta Spandauer. Ci sono altri cinghiali, forse stanno cercando il cucciolo. Ti prego, Max, fa presto. È piuttosto lontano, avverto subito la guardia forestale. Ma sbrigati, è così piccolo. Sì, sta tranquilla. Adesso sto molto meglio, avevo una fame. Sì, ce ne siamo accorti. Che vuoi dire?
Niente, niente, lascia perdere. Sì, è meglio. Che facciamo adesso? Hai visto il muro al giardino rosa? Sì, ci sono troppe persone. Sarebbe ideale. Di un bianco perfetto. Sembra fatto apposta. Perché non fate capire anche a noi di cosa parlate? Niente. Niente di cui parlare con due belle ragazze. E poi, conosci le regole? Sì, sì. Un murale al giorno. Come? Fate i graffiti. Io sono un allievo. E io l'esperto. Non ci credo. Ne abbiamo fatti tantissimi. Te lo garantisco. Per esempio dove? Tira fuori le foto. Facci vedere. Bello questo, non sembra uno di quegli scarabocchi. Scarabocchi? Questa è arte. Non esagerare. A me piace questo. Beh, visto che ci sono anch'io, te la regalo. Va bene, ma ci voglio l'autografo. Da Eric a Sandra. Ti scrivo anche il numero del cellulare, nel caso ti mancassi. Ragazze, dobbiamo andare. Il muro al giardino rosa ci aspetta. Le mettono i bracconieri. Qualche giorno fa ho trovato una volpe. Anche lei era finita in una di quelle trappole e si era spezzata una zampa. Era completamente bloccato, non riusciva a muoversi. È stato lo shock. Ma era successo da poco quando tu l'hai trovato, per sua fortuna. Ce la farà? Il tendine e il muscolo sono a posto, però dobbiamo mettere dei punti. Non crede sia meglio fare una lastra per sicurezza? Sì. È meglio aspettare che faccia buio. Sta tranquillo. Loro due controllano il sentiero principale. E se arriva qualcuno ci fanno un fischio. Allora è solo per questo che ci avete portato con voi? Per l'arte. Tutto per l'arte. Forza, diamo una mano all'arte. Va bene. Ecco, quando guarirà la fasciatura cadrà da sola. Perché non lo portiamo qualche giorno da Rodolfo al centro di accoglienza? Non sarebbe una cattiva idea, però così rischiamo di addomesticarlo. Prima torna nel bosco, maggiori sono le possibilità che il branco lo accetti di nuovo. E non sarà comunque una cosa molto facile? Beh, sì, in effetti. Secondo me ce la farà. Con addosso l'odore delle persone e con la fasciatura. Possiamo provare a strofinarlo con dell'erba e del terriccio. Certo. In questo modo riprenderebbe il suo odore naturale, giusto? Proviamoci. Facciamolo subito, non perdiamo altro tempo. Io ho quasi finito, va a chiamare le ragazze. Chissà, forse diventeranno famosi. Può darsi. E noi potremo raccontare a tutti che abbiamo fatto il palo per loro. Certo, abbiamo anche i loro autografi. Ragazze, abbiamo finito, venite. Finalmente, stavamo andando via. L'arte ha bisogno di tempo. Su, venite. Che bello! È vero, è bellissimo. Accidenti. Presto, filiamo, la polizia! Corri! Ehi! Aspetta! Buongiorno, polizia. Vieni, Ben, vieni. Mostratemi i documenti, ragazze. Mi dispiace, non ho documenti. Nemmeno io.
Ho paura che allora dovrete venire al comando. Che cosa c'è dentro questo borsone? Non lo so, non è nostro. Neanche questa? No, ve lo giuro, è la verità. Guarda un po' qui. E di questa che ci dite? Vi prego, dovete crederci, queste cose non sono nostre. Non disegniamo sui muri. Abbiamo solamente fatto da pale. Questo lo vedremo. Ecco fatto. Dovrebbe bastare. Così non sentiranno il nostro odore. Gli altri cinghiali ci sono? Sì, tutto il branco. Ci stanno osservando. Li abbiamo ritrovati, per fortuna. A loro piace stare qui perché nella palude non viene molta gente. E poi sono piuttosto abitudinari. Bene, ci siamo. Oh. Piano. Su, vai. Grazie mille, dottore. Di niente. Speriamo che gli altri lo accettino. Comunque il merito è di Micaela che lo ha trovato, altrimenti non ce l'avrebbe fatta. Guarda, hai visto? Sì. Sembra che sia andata bene. Ma guarda qua. Oh! E quella gallina da dove viene? Charlie, scommetto che è opera tua. Scusi, Charlotte, com'è rimasta d'accordo con il pittore? Non mi ricordo, serviva la fattura o no? Max, qui c'era una gallina. Una gallina? Sì, era qui, ma adesso è uscita. E Charlie l'ha seguita. Beh, Charlie è qui fuori. E la gallina? Non so, sarà tornata a casa, forse è dei vicini. Ho sentito che ne hanno una che scappa sempre. Meglio così, credevo di aver avuto un'allucinazione. La cosa non mi stupirebbe affatto. Sa, quando si segue una dieta ferrea si possono vedere cose strane, come ad esempio patate al forno, budino al cioccolato e altre prelibatezze. Avrà visto una gallina arrosto. Oh, Max, la smetta di prendersi gioco di me. Non mi permetterei mai. Vieni, Charlie, rientriamo. La gallina se n'è andata. Grazie per il passaggio, papà. Ci vediamo stasera. Henrik, aspetta. Dovresti farmi un favore. Cosa? Ho ordinato dei volumi alla libreria universitaria. Dovrebbero essere arrivati. Li conosco, i tuoi volumi. Peseranno 20 kg l'uno. Oh, se ti spaventa l'idea di portare un paio di libri, perché domani non vieni a fare giochi? No, stavo scherzando. Meglio ritirare i libri. Potresti darmi un po' di soldi, per favore? Non servono, i libri li ho già pagati. Sì, ma vorrei comprare della vernice. Vernice? Voglio dipingere la bici di mamma, si sta arrugginendo. Va bene. 20 marchi? Ecco, sarebbe meglio 40, così posso comprare della vernice migliore. È per mamma. 20, 30 e 40. Thank you.
quanto ci vorrà ancora. Io dovrei già essere tornata a casa. Quest'ora mia madre sarà furiosa. Pensa che succederà se ci dovessero arrestare. Ma come abbiamo fatto a fidarci di quei due vigliacchi? Non lo chiedere a me. Comunque resta il fatto che non siamo state noi. Siamo innocenti e quando lo diremo al giudice non ci crederai veramente, Gabi. Hai sentito che hanno detto prima i poliziotti? La nostra confessione non li ha convinti. E secondo te può convincere un giudice? Bene, potete alzarvi in piedi e fare un passo avanti. Ho studiato il vostro caso e questo è il mio verdetto. Le qui presenti Gabriele Becker e Sandra Martin sono condannate a eseguire 5 ore di lavoro socialmente utile. Siete state accusate di aver coperto gli autori di un danneggiamento alla proprietà pubblica. Vi ho condannata a una pena lieve per aver comunque dimostrato di voler collaborare e soprattutto per non aver negato il fatto. Ha scritto? Sì. Il caso è chiuso. Arrivederci. Speriamo di no. Qui fuori riceverete una copia della sentenza e una lista di tutti i lavori che dovrete svolgere. Non è giusto, non abbiamo fatto niente. Visto che non siete intervenute per impedire il reato, siete colpevoli. Signor giudice, mi scusi. Le dispiace se le faccio una domanda? Prego. Volevo sapere se lei ha dei figli. Sì, ho un maschio che sta per prendere il diploma. Grazie, e scusi la curiosità. Ehi, ma guarda chi c'è, il signor Lombardi. Salve. Buongiorno. Ah, sei venuto anche tu, Charlie? Ciao. Come va? Bene? Tutto a posto? È fantastico. Ho una cortesia da chiederle. Deve promettere di non dire a mia moglie che sono venuto qui. Ah, dalla mia bocca non uscirà una parola. Non le voglio rovinare la sorpresa. Mm-hmm. Grazie. Bene, allora possiamo cominciare. Mettiamo. Non so, questa è la prima volta che... Così, esatto. Tutto intorno, bene. E adesso lo fissiamo. Bene, qui sopra leggerà la frequenza dei battiti. Uh-huh. All'inizio non devono essere più di 140. Sì. Chiaro? Adesso cominci pure a pedalare. Sì. E tu mi raccomando, fai attenzione che non si affatichi troppo, va bene, Charlie? Si parte, Charlie! I pedali sono durissimi! Oh, guarda! Adesso è diventata più facile! Allora, questa è la sua prima lezione, non deve esagerare. No, non si preoccupi, è tutto molto facile. Sì, certo, lo vedo. Provi a farlo così adesso. Che mi dice? Ma prima era molto più facile. Già, ma così le fa molto più bene. Vattene. Charlie, è molto faticoso, non ce la faccio più. Oh, adesso è di nuovo facile, grazie Charlie. Sì, Eric Schoenhofer. Eric, ciao, sono Sandra. Ciao, sono contento di sentirti, tutto bene? Gabi e io abbiamo avuto un piccolo problema con la polizia. Ma ora tu e Rolf avete un problema più grosso. La polizia? E che avete detto? Avete fatto i nostri nomi? Non ancora. Né alla polizia né tantomeno a tuo padre. A mio padre? Sandra, non dirlo nemmeno per scherzo, tu non lo conosci.
E come se lo conosco, ci ha appena condannate. Ma parliamo del vostro problema. Domattina vi aspetta un lavoro socialmente utile. Ascolta, Sandra, hai ragione ad essere arrabbiata, ma... Domani mattina alle 10 in punto all'entrata principale del giardino Britzer. Cerca di non dimenticartene, altrimenti dopodomani tuo padre riceverà una bellissima istantanea con scritti dietro il tuo autografo e il tuo numero di cellulare. Ma Sandra... Niente ma, ciao. Bravissima! Charlie, vieni subito qui, hai capito? Ridammi il mio zaino! Charlie, fermati! Ah, mamma, mi dispiace, ma Charlie ne ha fatta un'altra delle sue. Intanto ho quasi finito. Bello, che posto è? La foresta Spandauer. Tu dove sei stata? In piscina con Gabi. Secondo me questa è la più bella. Sì, hai ragione. E poi avete mangiato? Solo un pezzo di torta. Ehi, Charlie, adesso basta, ridammi lo zaino. Tutto questo tempo per un pezzo di torta? Già, vado a stendere le cose della piscina. Ehi, hey, che combini? Che cosa hai rubato? Fa vedere. Avete nuotato e mangiato la torta? E poi che altro avete fatto? Mamma, che cos'è? Un terzo grado? È stata una giornata normale come le altre. Una normale e lunghissima giornata. Ciao, Sandra. Ciao. Così per te ricevere un'ingiunzione del giudice è una cosa normale. Come? Ma che significa? Cosa hai combinato? Niente, te lo giuro. E questa? È una storia complicata, ma non sono stata io. Allora? Che cosa è successo? Charlie. Avanti. Ti ascoltiamo. Ciao, cara. Rodolfo, c'è qualcosa che devi dirmi? Oh, scusa, ti devo ringraziare per avermi accompagnato. Io veramente vorrei sapere dove sei stato ieri sera. Te l'ho detto, al centro di accoglienza. Ho messo a posto dei documenti. E chi c'era con te? Ho telefonato, ma non hai risposto. Ero solo, te lo giuro. Charlie mi è testimone. Sei ridicolo. Adesso coinvolgi anche Charlie nei tuoi affari loschi. Affari? Affari, affari! Charlotte, aspetta! Che ti sei messa in testa? Non ti sto nascondendo niente. È che non riesco a muovermi. Stamattina mi sono svegliata alle 5:30 e non ho più chiuso occhio. Prima il pensiero di quello che è successo a Sandra, poi la storia del piccolo cinghiale. Tua figlia, invece, mi sembra che dorma tranquillamente. Già. Credi davvero che i cinghiali abbiano accettato il piccolo? Oh, certo, ne sono sicuro. Pensavo di andare a controllare che il cucciolo stia bene. Tu che ne dici? Se ti fa stare più tranquilla, vai. Dopo Buongiorno. Puoi raggiungermi al giardino Britzer. Buongiorno. Buongiorno. Hai dormito bene? Molto bene, grazie. Ma ho sognato che mi mettevano in carcere anche se non avevo fatto niente. Forse è perché hai la coscienza sporca. Aspetta, non finisce qui. All'improvviso diventavo una guardia e dovevo controllare che i carcerati non fuggissero. Che strano sono. Ma quelli sono pulcini.
Non ci posso credere! Pulcini! Charlie, hai dei pulcini! Ma da dove arriva quella gallina? Credo che sia dei vicini. Gliene era scappata una. I pulcini sono appena nati. Deve aver covato le uova da qualche parte qui da noi. E perché avrebbe dovuto farlo? Forse perché non sopportava più che continuassero a levargliele. E qui da noi non correva nessun pericolo. È vero, non è stato molto carino da parte nostra filarcela in quel modo. Ma vi abbiamo chiesto scusa. Sì, ma non basta. Se mio padre sapesse che sono stato io, mi ucciderebbe. Penserebbe che sono un delinquente. Già, ce ne siamo accorti. Mm-hmm. E allora, che volete da noi? Possiamo invitarvi al cinema e poi a mangiare una pizza, vi va? Sì, è una buona idea. Adesso però dovete aspettarci qui. Quando venne realizzato, questo doveva essere semplicemente un parco pubblico come tanti altri. Ma poi col tempo è diventato sempre più importante per gli abitanti di Berlino. Incredibile, una vera locomotiva. Sì, questa è una delle nostre maggiori attrazioni. Il prossimo trenino porterà dei pannelli su cui potrà esporre le sue fotografie. Charlie, vieni. Lo so che ti piace. Sarebbe un bellissimo giocattolo, vero? Spero che il mio lavoro la soddisfi. Ne sono più che sicuro. E poi non finirò mai di ringraziarla per essere stata così disponibile. È bella, eh? Già, una vera locomotiva. E tu chi sei? Uno scimpanzé? Sì, esatto, si chiama Charlie. Ma guarda che coincidenza, anche la mia locomotiva si chiama così, Charlie. È bellissima. Sì, i treni sono sempre stati la mia passione. Dai, vieni Charlie, andiamo. Sogno della mia infanzia. Da bambino volevo guidare i treni. Non me l'avevi mai detto? Anch'io a 5 anni sognavo di farlo. Eh sì, la ferrovia ha sempre un grande fascino. Signor Boysen? Sì? Salve. Signor Boysen, io sono Sandra Martin e lei è Gabby Becker. Ah, le due piccole delinquenti. Perfettamente in orario. Piacere. Brave, ditemi cosa avete combinato. Noi non abbiamo fatto niente. È che ci siamo fatte incastrare. Se uno non sta facendo niente, non lo possono mica incastrare. Allora, che avete combinato? Coprivamo due che facevano graffiti. Non mi sembra un reato tanto grave. Le andrebbe di aiutarci a punire i veri colpevoli? Cosa? Dite davvero? Sì, sì, sì. Devo ammettere che siete proprio bravi. Già, ma io sto cominciando a odiare la vernice. Beh, poteva capitarvi di peggio, come ad esempio levare le erbacce. O potare le siepi. O raccogliere l'immondizia. Volete provarci voi? No, no. No, dobbiamo fare esattamente come ieri. I ragazzi disegnano e le ragazze guardano. Esattamente come ieri. Charlotte. Ho pensato che avessi voglia di un po' di tè senza zucchero. Oh, mia cara, tu sei un vero angelo. Vorrei dire la stessa cosa di te. Allora ti decidi a dirmi dove sei stato ieri sera? Ma Charlotte, sono stato qui in ufficio. Ho messo a posto delle carte. Ho soltanto qualche doloretto alle gambe. Per aver messo a posto. Tanto ormai lo so che sei stato da un'altra donna. Ci sono dei testimoni pronti a giurarlo. Ma è falso. Una donna per me è più che sufficiente. Anzi, veramente adesso dovresti andare da lei. E anche in fretta. Ti sta aspettando? No, 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 no. Deve esserci un errore. Chi mi sta aspettando? La signora Schaefer. La signora Schaefer? Del centro fitness. L'ho sentita prima al telefono. E mi ha detto che non devi interrompere il programma di allenamento, altrimenti quello che hai fatto ieri è inutile. Ma certo, la signora Schaefer. Pensa che anche se per un momento avevo quasi creduto che fossi gelosa di me. Io gelosa? Ah, Rodolfo... Finché andrai lì per fare sport, non ci saranno problemi.
Avvicinate il treno ancora un po'. Gli altri pannelli vanno vicino all'acqua. Ho capito, ma prima devo aggiustare la frizione, ci vorrà un attimo. Ok, ma si sbrighi per favore. Ecco, ecco, ogni cosa a suo tempo. Hai dell'altro scotch? L'ho finito. Sì, guarda nella mia borsa. E dov'è? È lì, vicino a Charlie. Ah. L'ho vista. Ma Charlie non c'è. Che vuol dire non c'è? Quello che ho detto, se n'è andato. Alfred, venga con me. Fermiamolo. Eccomi. Vengo anch'io. Va bene. Devi sempre combinare guai. Charlie.